Amici, benvenuti sulla mia recensione numero 1 del 2017. E cosa andremo a recensire questa sera? Una Action Cam della Midland modello H3. Andiamo subito a fare l'unboxing. Qui abbiamo subito il corpo macchina, l'Action Cam, che la troverete già protetta nella sua cover per fare le riprese subacquee, ma questo è un dettaglio tecnico che andremo a vedere dopo. Comunque è molto semplice da liberarla, basta premere qui, si sgancia, si apre e si estrae l'apparecchio. In successione andiamo ad aprire la scatola e abbiamo la cinghia che si può allungare a piacimento. Io già ho agganciato questo supporto perché poi verrà messo un altro pezzo che farò vedere dopo con un attacco a slitta per metterci la cam. Abbiamo varie etichette Midland, abbiamo il famoso pezzo per con l'attacco a slitta, molto semplice da mettere. Eccolo qua, vedete? Una volta agganciato ci va sopra il pezzo, si preme e con il perno di sicurezza si va a bloccare il tutto. Molto semplice, garantito, semplicissimo. Abbiamo poi un altro pezzo importante, che è praticamente il supporto per metterci dentro la cam, che può essere poi avvitato a un drone ad esempio per riprese aeree oppure a qualsiasi altra cosa, dipende dalle esigenze di riprese che avete. Devo dire che questa confezione è molto attrezzata, non c'è solo lo stretto necessario ma c'è anche qualcosa in più. Abbiamo poi l'attacco USB per scaricare i video. Un'altra nota importante è che l'attacco USB è universale, non è dedicato solo alla Midland, ma è universale, lo potete usare anche per telefonino, eccetera, eccetera. Abbiamo vari feltrini per assicurarle a qualsiasi dispositivo supporto e perni e l'attacco per il cavalletto. Quindi questa cam può essere avvitata su un tradizionale cavalletto e fare riprese anche tradizionali. Per ultimo abbiamo il libretto di istruzione. Una nota negativa la devo fare: ci sono tutte le possibili lingue del mondo escluso l'italiano. Già io il libretto di istruzione lo uso poco, comunque tranquilli perché il dispositivo è molto semplice da usare e non ne avrete bisogno. Comunque, visto che non c'è la lingua italiana, il buon Peppe per ripicca la mette subito in pattumiera. Ed eccoci alla nostra recensione. La lente di ingrandimento è puntata tutto su di lei, la Action Cam della Midland. La Midland, una storica azienda che ha sempre prodotto ricetrasmittenti sia professionali che amatoriali, hanno sempre avuto un grande successo, però ultimamente l'azienda ha puntato sulla produzione di Action Cam. Ne ha fatte di vari modelli e questa è l'H3. Che già vi ho detto prima in presentazione, l'ho comprata pochi giorni fa, l'ho testata e ve la propongo in recensione. Questa cam è molto molto leggera, la prima cosa che mi ha colpito è la sua leggerezza, batteria compresa, pesa soltanto 58 grammi. La batteria infatti già la troverete inserita all'interno, ma è facilissimo estrarla e metterla. Andiamo ad analizzare lato per lato. Sul lato frontale troveremo l'obiettivo, che è dotato di una lente grandangolare con un angolo di 120 gradi. Poi vedremo il tasto di accensione e spegnimento, che poi una volta accesa, premendolo una sola volta, ci fa entrare nel menu, per cui possiamo fare tutte le varie impostazioni. Accanto al tasto spegnimento attivazione troveremo il sensore per la messa a fuoco. Sul lato superiore c'è il pulsante per la registrazione video
o per scattare foto. Infatti questo apparecchio è anche una valida macchina fotografica, fa foto di 5 megapixel e sul lato laterale troveremo l'ingresso mini USB e l'ingresso per la scheda di memoria, che può gestire fino a 32 giga di memoria. Infatti questo apparecchio non possiede una memoria interna, è una pecca, però ci dobbiamo affidare a schede di memoria, niente di che. Sul lato opposto troveremo uno schermo, un display da 2 pollici a colori, non touch, e di qualità non di elevata qualità. Però a questo cosa serve l'elevata qualità in un action cam? Non serve a nulla, perché il display, a parte che molte anche più costose di questa, molte non ce l'hanno proprio il display, ma il display serve solo per impostare l'inquadratura e le impostazioni, per inserire le impostazioni. Più di questo non serve, non è uno smartphone che ci serve vedere dei video e tutto il resto. Di lato, sul lato opposto ancora, troviamo la pulsantiera up down, giusto per navigare nel menu, perché non è touch, quindi si può agire solo su tasti fisici. Pesa 58 grammi, microfono compreso, è dotata di microfono e fa dei video con una risoluzione di 1280x720, formato ovviamente HD, e 30 fotogrammi al secondo, ha una scansione di 30 fotogrammi al secondo. Per quanto riguarda la macchina fotografica, la funzione di macchina fotografica, possiamo impostarla per fare fotografie in rapida successione, e l'intervallo di tempo lo possiamo programmare noi. Questa è una funzione molto carina. Poi la sua misura è molto ridotta, come vedete, è di 6 cm per 4 per 3 di profondità. All'interno ha una capacità di 900 microampere e ioni di litio, e la casa la dichiara con un'autonomia di circa 1 ora e 50, quasi 2 ore. Questo poi è tutto da verificare, comunque è così dichiarata. Mettendola poi nell'apposita cover, questa camera può essere usata anche per riprese subacquee. Sempre la casa costruttrice la dichiara per circa 30 metri di profondità. Cosa dirvi di più? Non ci rimane altro che testarla, e adesso faremo il test. Come vedete, sono qui sullo scooter, qualche oretta fa mi sono divertito a fare una corsetta, e vedete come le immagini sono scorrevoli.
E per questa recensione è tutto, per Spazio Tempo un saluto da Peppe.